Dal Vangelo di Marco. In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova gli domandavano se è lecito ad un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?» Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore, egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei. E se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E prendendoli fra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. Fratelli e sorelle, dopo un paio di domeniche in cui al centro del Vangelo c'era solo Gesù con il gruppo dei suoi apostoli, oggi tornano protagonisti del racconto evangelico anche i farisei, i quali, come abbiamo ascoltato, si avvicinano a Gesù non per sentire la parola di Dio, non per mettere in discussione la loro vita, ma semplicemente per metterlo alla prova. A loro non interessava nulla di ciò che stavano chiedendo a Gesù, volevano solo mettere in difficoltà Gesù e tentano di provocarlo su un tema che sta a cuore a tutti, il tema dell'amore, il tema del matrimonio. Ma non cominciano dal positivo, cominciano dal negativo, non cominciano dall'amore riuscito, cominciano dall'amore fallito e domandano a Gesù: «È lecito o no ad un uomo ripudiare la propria moglie?» Il fatto che volevano solo mettere in difficoltà Gesù è dato dalla situazione di Israele al tempo di Gesù. Era ovvio che in Israele l'uomo potesse ripudiare la moglie, soltanto l'uomo poteva ripudiare la moglie. Quello su cui si discuteva era il motivo del ripudio. C'erano delle correnti di pensiero molto rigide, le quali affermavano che si poteva ripudiare la propria moglie soltanto per un motivo estremamente serio, se per esempio c'era il rischio che la donna potesse essere stata traditrice nei confronti del marito. C'erano invece altre correnti di pensiero per le quali qualunque motivo era sufficiente all'uomo, se si era stufato della sua donna, per poterla rimandare indietro, perché non c'era più il rispetto delle persone. Si possono rimandare indietro le cose, si possono cambiare gli oggetti se non sono usciti bene, ma certamente non le persone, perché ogni persona esce come cosa bellissima dalle mani di Dio. Questa seconda corrente di pensiero, infatti, diceva che per l'uomo era sufficiente che la moglie fosse uscita per strada con i capelli sciolti o che semplicemente avesse parlato con qualcuno che non fosse suo padre, suo fratello, il suo sposo, suo figlio, o che semplicemente avesse fatto bruciare una pietanza o che semplicemente l'uomo si fosse stufato di lei perché aveva trovato una donna più bella. Qualunque motivo era sufficiente, secondo costoro, per ripudiare la propria moglie. È su questo che i farisei interrogano Gesù. Ma Gesù
fa subito gol nei confronti dei farisei, richiamandoli a una realtà che supera la loro pochezza, che supera l'orizzonte ristretto nel quale loro si sono posti. Gesù richiama immediatamente i discepoli al fatto che non è di diritto che lui vuole parlare, nemmeno di teologia morale e nemmeno di diritto matrimoniale o di diritto canonico sul matrimonio. Lui vuole parlare del principio, lui vuole parlare dell'origine, lui vuole parlare della sorgente, cioè del fatto che Dio crea l'uomo e la donna a sua immagine e somiglianza e li crea perché essi fossero capaci di amare e fossero capaci di donare la vita, oltre che di custodire il creato. Gesù, prendendo per mano i farisei, per rimanere nel linguaggio sportivo, quasi utilizzando il VAR, andando piano piano a ritroso, li vuole riportare alla creazione per far comprendere loro da capo quale è il progetto di Dio sull'uomo e sulla donna, quale è il progetto di Dio sull'amore. Al centro del Vangelo, infatti, non c'è il divorzio, al centro del Vangelo c'è l'amore. Al centro del sogno di Dio non ci sono le regole, al centro del sogno di Dio c'è l'amore nei confronti dell'uomo, l'amicizia nei confronti dell'uomo. E in questo contesto di amicizia, in questa cornice d'amore, Dio può dire all'uomo: ascolta Israele. Dio può proporre all'uomo anche i comandamenti come una logica conseguenza dell'amore. Quindi i comandamenti, le leggi vengono dopo l'amore, non prima dell'amore. Ed è proprio ciò che Gesù vuole ricordare ai farisei. Per cui, quando risponde loro, fa notare che ciò che conta è avere un cuore nuovo, non delle leggi diverse, perché chi non ama, chi si vuole rifare alla legge, troverà sempre le leggi attuali troppo rigide, vorrà sempre delle leggi che siano più lassiste, che permettano ancora di più. Ma, lo ripeto ancora, Gesù non vuole questo. Gesù vuole ricordare la centralità dell'amore, l'importanza dell'amore perché l'uomo e la donna possano realizzare se stessi, possano vivere felici, possano camminare sulla strada dell'amore, nello specifico sulla strada dell'amore matrimoniale, raggiungendo la vetta della santità, comprendendo che è possibile, nonostante la fatica e nonostante i fallimenti, che il sogno di Dio sull'amore si possa realizzare. All'inizio non fu così, dice Gesù. Mosè non vi ha ordinato nulla, Mosè vi ha permesso di scrivere la lettera di ripudio per il vostro cuore duro, dice Gesù, per la durezza del vostro cuore, perché voi siete diventati insensibili. E anche per garantire alla donna la possibilità di una vita nuova, di un nuovo matrimonio, altrimenti non avrebbe più potuto avere la possibilità di vivere la donna. Ecco cosa fa Gesù, richiama al principio. E anche io e anche voi oggi siamo richiamati al principio, a questo grande sogno di Dio che è l'amore, che normalmente si manifesta attraverso il matrimonio, ma che si manifesta anche attraverso la vita consacrata nell'ordine sacro e nella professione religiosa. Tutti, nella nostra vocazione, siamo chiamati ad amare, e siamo chiamati ad amare secondo il progetto di Dio. È possibile un amore unico, è possibile un amore gratuito, è possibile un amore fedele, indissolubile, totale, fecondo. Questo ci ricorda il Signore. È vero, come accennavo, che si può cadere e si può fallire, ma questo non significa che il progetto di Dio sia irrealizzabile. Quando un bambino impara a camminare, anche quando noi stessi abbiamo imparato a camminare, siamo caduti chissà quante volte, ma nessuno mai, né i genitori, né gli educatori,
né le insegnanti a scuola ci hanno lasciati nella caduta. Nessuno mai ci ha detto: rimani lì, tu sei caduto, non sarai mai capace di camminare. Anzi, le persone sono venute incontro a noi, ci hanno aiutato a rialzarci, ci hanno fatto gesti di tenerezza, ci hanno incoraggiato e poi ci hanno detto: vai, riprendi il tuo cammino, tu sei più della tua caduta, tu sei più del tuo fallimento. È così che noi dobbiamo rapportarci anche nei confronti dell'amore, degli uomini e delle donne che eventualmente avessero infranto il sogno dell'amore di Dio, che è anche il sogno di ogni persona, che è anche il sogno di ogni cuore umano, appunto quello di un amore secondo il cuore di Dio. Perché anche l'uomo, anche la donna, ognuno di noi immagina per sé, per i suoi cari, per tutti, la possibilità di un amore unico e totale, fedele e fecondo, gratuito e indissolubile. È il nostro cuore che lo desidera. Di fronte a qualche sconfitta, di fronte a qualche cedimento, di fronte a qualche fallimento, ritorniamo all'origine, riprendiamo il progetto di Dio e ricominciamo a camminare secondo quel sogno. Realizzeremo noi stessi, perché usciremo dal nostro isolamento, dal nostro egoismo, e come i bambini che si sentono accolti per quello che sono, che si sentano accettati ed amati per quello che sono, anche noi, con il Signore, nell'amore, ci troveremo a casa, ci sentiremo accolti non tanto per le cose che facciamo, ma per il fatto di esserci, perché siamo figli, perché siamo fratelli e sorelle, perché siamo chiamati ad essere nel mondo l'immagine, il sacramento dell'amore di Dio, così come Lui lo ha pensato. Un grande augurio a tutti gli sposi, un grande augurio a tutte le famiglie, un grande augurio a tutti coloro che si preparano a celebrare il sacramento del matrimonio, a tutti coloro che vogliono realizzare il sogno di Dio, il progetto di Dio. È possibile nonostante le fatiche e i fallimenti. È possibile perché questo è il Vangelo, la buona notizia che oggi il Signore ha confezionato per me e per voi.